Passo adesso a Massimo De Santo, chiedendogli appunto in base alla sua esperienza, insomma, di tecnologia, di informatica, ne hai vista nel corso della tua carriera, credo. Quali sono le prospettive di sviluppo della tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa? Grazie, buongiorno a tutti. Mi sentite? Chiaramente questa è una domanda trabocchetto perché tentativo di fare una previsione sul futuro. Tutte le previsioni sul futuro Abbiamo registrato apposta. inevitabilmente vengono smentite anche su Digitalia, no? Il nostro podcast di impatto della tecnologia sulla vita quotidiana. In realtà sono 15 anni che proviamo a fare previsioni. A me avevano affidato il compito di registrarle, ma poi io ci ho rinunciato subito perché non ne azzeccavamo una. Quindi io non ci provo proprio a fare una risposta di previsione. Invece il tentativo che abbiamo fatto anche nel nostro libro Uno Nessuno ChatGPT è proprio quello di capire quali sono le cose consolidate, che come diceva in realtà all'inizio Michele, sono quelle che ci convincono che in realtà quello che sta succedendo è qualcosa di epocale che rimarrà, che ha diciamo, una possibilità concreta di in qualche maniera modificare la nostra percezione della realtà, gli strumenti con cui lavoriamo. E la prima osservazione velocissima da fare è che in realtà stiamo usando delle tecnologie che sono la realizzazione concreta di alcune idee teoriche che ormai affondano più di 50 o 60 anni negli studi, diciamo, di tipo accademico e di ricerca del settore. Le tecnologie di machine learning, le tecnologie di reti neurali artificiali e così via, non sono state inventate l'anno scorso, non sono state pensate e teorizzate da poco, sono state pensate e teorizzate in vario modo e c'è stata una evoluzione concreta su diversi possibili percorsi da ormai appunto più di 50 anni. Cosa è successo che è cambiato e che quindi ha portato a questo impatto così pervasivo? Beh, da un lato c'è stato un fenomeno lento, durato più di 30 anni, di modifica dell'infrastruttura. L'avvento della rete, io una delle mie passioni è internet, diciamo, ho avuto la fortuna di fare la tesi di laurea sulle reti di calcolatori nel lontanissimo 1985, una cosa che è proprio il secolo scorso, dove la rete non si sapeva proprio cos'era, e oggi invece la rete in un modo o nell'altro, quindi la possibilità, peraltro concedetemi una piccola parentesi, tante volte immaginata nella letteratura fantascientifica in maniera veramente a volte ci vuole profetica, in particolare Asimov ha fatto alcune visioni del modo in cui sarebbe mutato il rapporto tra l'uomo e il calcolatore elettronico, che sono davvero affascinanti e straordinariamente calzanti con quello che succede oggi. Una grande pervasività, una ubiquità della macchina e anche una continuità della relazione con la macchina. Quindi da un lato è cambiata l'infrastruttura e questo possiamo immaginare che ormai è un fenomeno appunto che si è consolidato. Certo, se in qualche maniera possono essere eventi traumatici e distruttivi, ahimè stiamo vedendo un mondo in un equilibrio precario, ma se non distruggiamo tutto con la terza guerra mondiale, diciamo ormai la presenza nel nostro mondo di un'infrastruttura di interconnessione della capacità di calcolo è un dato di fatto. Quindi quello che ci possiamo aspettare è un ulteriore miglioramento, perché questa cosa è comunque cambiata molto proprio con l'infrastruttura, con i cavi. Quello che è successo negli ultimi 20 anni. Io quando cominciavo la prima volta a insegnare reti di calcolatori dicevo quando, forse un futuro, vedremo tutto in fibra, oggi più o meno ci siamo. E in parallelo le tecnologie wireless che abbiamo visto diffondersi. Temo di stare sforando, quindi stringo subito. L'altra cosa che è successa e che invece appunto in qualche maniera è stata una combinazione di effetti è che le idee di 50 anni fa hanno trovato una nuova capacità realizzativa sulla disponibilità di potenza di calcolo, quindi i calcolatori elettronici sono diventati degli oggetti molto più maneggevoli, molto più potenti, quindi la loro capacità complessiva di memorizzazione e di manipolazione dei dati è diventata concretamente superiore
a quello che originariamente si era pensato possibile. E l'altro fattore è la grande disponibilità di dati. Qui si apre un filone, no? Veramente molto interessante di discussione, che spero ci darà modo di scrivere molti libri ancora, perché la tematica è tutta aperta, sull'uso dei dati che strumenti come quelli che abbiamo nominato hanno trovato contemporaneamente al modo in cui si è evoluto il web. Questo cambierà nel futuro? Sì, secondo me sì. Quindi la previsione che possiamo fare è che c'è stato un recupero di coscienza dell'importanza e del valore dei dati, anche dei nostri dati consegnati alla rete, e quindi lo scenario di utilizzo di questi dati da parte dell'intelligenza artificiale cambierà. Come cambierà? Con un nostro consenso? È possibile? Non è possibile? Anche qui ci sono riflessioni molto lunghe che non possiamo fare in questo breve tempo, ma che sicuramente sono, come dire, lo strumento di base su cui ragionare per guardare al futuro. Grazie, grazie Massimo.